Gli allevatori bresciani assieme a quelli bergamaschi per essere più forti e resistere alle pressioni della crisi. L'APA di Brescia si fonderà con quella di Bergamo. Questione di 3 o 4 mesi, spiega il presidente germano Pe. La fusione negli intenti consentirà una razionalizzazione dei costi ed una maggiore influenza sul territorio. Ci sono delle novità, soprattutto in modo particolare stiamo lavorando per una fusione, per incorporazione con l'Associazione Provinciale Allevatori di Bergamo. Credo che questo è un aspetto, soprattutto in modo particolare, per razionalizzare i costi e per riuscire in sostanza a far sì che la struttura prosegua il suo lavoro che è iniziato, diciamo, 50 anni fa. Sono aspetti che io ritengo importanti e fondamentali, perché le difficoltà le conosciamo tutti, la situazione economica generale la conosciamo. La tempistica, credo che fra 20-25 giorni, un mese, convocheremo un'assemblea straordinaria dove andremo a modificare lo statuto. Poi, analizzato la situazione di tutte e due le APA per quanto riguarda l'aspetto economico, riconvocheremo fra 3-4 mesi in sostanza un'altra assemblea per procedere in sostanza alla fusione per l'incorporazione delle due APA. Si chiamerà APA Brescia e APA Bergamo. Fusione necessaria anche per fare fronte ai grandi temi della crisi che nel 2014 sta colpendo fortemente gli allevatori suinicoli, con i ricavi spesso inferiori ai costi. Di poco meglio la situazione per il settore latte, grazie all'aumento del prezzo negli ultimi mesi. Sul piatto dell'APA anche la questione nitrati, la riforma della PAC, ma soprattutto il peso della burocrazia. E il mondo degli allevatori, in sostanza, ha bisogno di avere strutture come le nostre, che fanno un servizio di selezione, ma in modo particolare anche di assistenza tecnica. Le difficoltà che hanno passato i comparti, soprattutto il settore suinicolo, davanti a tutti, l'abbiamo visto in situazioni, soprattutto hanno passato dei periodi dove ci sono i costi che sono superiori in sostanza alle entrate per quanto riguarda il prezzo ai chilo dei suini. Per quanto riguarda il settore lattiero caseario, abbiamo avuto un po' di luce, soprattutto iniziando da febbraio, con l'aumento del prezzo del latte a 44,5. Spero che continui, diciamo, su questa linea, su questo aspetto. Poi c'è un aspetto che da anni si sta discutendo, che è il problema burocratico, che spero e mi auguro che si riesca in sostanza a rivedere un po' questa situazione. C'è la volontà da parte nostra di dare un contributo alle istituzioni per almeno riuscire a ridurre questa situazione.